Luca usa il vasino. Guarda Luca, dice la mamma, ti ho comprato un paio di mutandine da grande. E anche questo, sai che cos'è? Luca guarda lo strano recipiente rosso in mano alla mamma. Sì, ho capito, esclama Luca, è un vasino. Lì dentro posso fare la pipì. Luca afferra il vasino e corre in bagno. Ehi Pippo, dice Luca al suo coniglio di pezza. Ora mi siedo sul mio nuovo vasino e faccio la pipì. Luca e Pippo aspettano con pazienza. Ma la pipì non arriva. Vuol dire che non è ancora il momento, Luca. Infilati le mutandine e vai a giocare. Più tardi ci riproverai ancora. Luca corre nella sua stanza a costruire una torre con i mattoncini colorati. Com'è alta! Ride soddisfatto. Poi decide di farla ancora più alta. Wow, bellissima! Ma che succede? Luca sente uno strano solletico nel pancino. E ora? Il pavimento è bagnato e anche le sue mutandine nuove. Luca ha fatto la pipì. La mamma dà a Luca un nuovo paio di mutandine. Fantastico Pippo, ci sono delle macchinine sulle mie mutandine da grande. La mamma nel frattempo cambia il pannolino a Carlotta. Carlotta è ancora piccola, proprio come Pippo. Per merenda Luca mangia un panino con la marmellata e Carlotta beve il latte. Guarda Pippo, dice Luca, questo è un panino enorme, è un panino da grande. Più tardi la mamma dà a Luca un lenzuolo, una molletta e una corda per costruire una capanna decisamente da grande. Ma che succede? Luca sente di nuovo lo strano solletico nel pancino. E ora? Luca corre a fare la pipì. In bagno c'è il vasino rosso che l'aspetta. Luca si siede e aspetta. Ehi, che cos'è questo rumore? Si chiedono Luca e Pippo. Oh, è la pipì! Plop! Sentono poi. Ancora pipì? Luca si alza e guarda nel vasino. Fantastico, Pippo! Non ho fatto solo la pipì, ma anche la popò! Esclama Luca. Mamma, mamma! Grida poi. Corri a vedere! Bravo! Ride la mamma. La mamma pulisce il sederino di Luca con la carta igienica. Ora tirati sulle mutandine, gli dice, dagli un grosso bacio. Poi la mamma rovescia la pipì e la popò nel water. Ora sali sullo sgabello e tira l'acqua, dice Luca. E lui, felice, ubbidisce. Ush! Ciao pipì! Ciao popò! Infine Luca sale di nuovo sullo sgabello e si lava le mani. Il sapone ha un ottimo profumo! Sì, Luca, sei diventato proprio un bambino grande. E adesso torna a giocare.